Vogliamo sottolineare con molta incisività che c'è realmente un problema di accesso al credito per le imprese, per tutti gli operatori economici che in Sicilia sono costretti ad affrontare mille emergenze e mille problemi quotidiani. Quindi ci auguriamo che la firma di questo protocollo, con l'adesione di tutte le associazioni che oggi sono state firmatarie di questo protocollo, possa portare le istituzioni ad una seria e corretta riflessione e interpretazione della questione. Cioè, se tutti hanno firmato, buona parte di essi hanno firmato, significa che c'è un problema serio di accesso al credito sul territorio e che quindi lo Stato e le istituzioni debbono assolutamente farsi carico e prendere atto di questa grave deficienza che oggi la Regione Sicilia e le imprese operanti nel territorio siciliano stanno vivendo. Compito della Regione è sostenere le imprese siciliane nell'accesso al credito che purtroppo a seguito delle restrizioni di matrice europea va diventando sempre più difficile e per far questo è necessario, non potendo erogare direttamente risorse perché sarebbero aiuti di Stato, dobbiamo sostenere questo accesso attraverso forme di garanzia. Ecco perché da un lato in finanziaria si ritrovano strumenti come i tranche covered e altre forme di sostegno ai consorzi fidi, che sono partner essenziali per garantire alle imprese un accesso al credito agevole. Dall'altro la stipula imminente col Ministero dello Sviluppo Economico, è già stato deliberato in giunta lo schema di accordo per costituire un fondo di garanzia con i fondi europei per facilitare l'accesso al credito delle nostre imprese. Certo, questo si aggiunge anche alla misura che prevede l'assegnazione di 84 milioni di euro che è stata fatta nel disegno di legge finanziaria che sarà approvato nei prossimi giorni ad IRFIS per consentire anche ad IRFIS di ampliare il proprio sostegno alle imprese siciliane attraverso un moltiplicatore che è assai significativo e che consentirà di mettere almeno 800 milioni di euro di capacità finanziaria a sostegno delle imprese. È un momento importantissimo mettere insieme IRFIS, CRIA e SEIRC che in termini sinergici rafforza questa prospettiva.